I funzionari di Abbanoa, con chissà quale sforzo mentale, capiscono che 55 euro sono più di 16,50 euro e quindi da quel momento stabiliscono che per loro è più conveniente considerare i cittadini algheresi non residenti e quindi applicano a tutti una tariffa di 55 euro. Questi 55 euro da non residenti sono applicati indistintamente anche a coloro che, pur residenti, si trovano, per loro sfortuna diciamo, ad abitare in uno stabile dove ci dovesse essere una qualsiasi attività commerciale. Abbanoa dice che se c'è un'attività commerciale tutti pagano da non residenti. Pagare da non residenti non significa pagare solo 55 euro anziché 16,50 euro. Significa anche pagare ogni metro cubo d'acqua in più ad un prezzo unitario decisamente superiore. Se noi rielaboriamo nei nostri studi le bollette, applicando le giuste tariffe, le bollette si riducono di circa il 45%. Ad ogni modo, Abbanoa non sente questioni e continua assolutamente ad effettuare gli slacci. Inoltre invia delle bollette quando le invia con tantissimi anni di ritardo. Evidentemente Abbanoa non si rende conto dei problemi che crea quando invia nel 2012 una bolletta che è relativa al 2006. Perché anche se l'amministratore volesse suddividerla, è preciso chiaramente perché non ci siano equivoci che noi non siamo dipendenti di Abbanoa e quindi non vogliamo fare il lavoro per Abbanoa, per il quale Abbanoa appunto prende 63.000 euro a condominio. Dicevo, se anche lo volessimo fare, non potremmo farlo perché nell'arco del tempo alcuni appartamenti hanno cambiato proprietario, si sono avvicendati diversi inquilini, quindi quando anche noi dovessimo andare ad esigere le quote dagli attuali inquilini, condomini, noi riusciremmo a raggiungere una percentuale rispetto all'importo indicato in bolletta, che non sarà mai il 100%. Però se non paghiamo il 100%, per Abbanoa siamo morosi e loro slacciano il contatore all'intero condominio. Un'altra cosa gravissima che fa Abbanoa è quella che dopo 6-7 anni si permette di mandare una bolletta ed è una bolletta in acconto, mai una bolletta a saldo, le letture non sono effettive, le letture sono calcolate su dei calcoli, con dei calcoli particolari che solo Abbanoa sa fare, quindi nessuno di noi, se anche un inquilino, un proprietario volesse chiudere la partita perché sta andando via da quel determinato appartamento, non lo può fare perché appunto il pagamento è in acconto e poi sarà chiamato negli anni successivi a pagare ancora qualche residuo relativo a quegli anni. In realtà Abbanoa cerca di coinvolgere gli amministratori in maniera tale da carpire loro una firma, perché se mai l'amministratore di condominio facesse l'errore di firmare uno di quei moduli, che sono moduli peraltro pazzeschi, che loro solo una mente un po' contorta può partorire, automaticamente loro si sentirebbero legittimati a continuare ad avanzare le richieste all'indirizzo degli amministratori. Ma con questa lettera che è arrivata a questi titolari delle utenze e sottoutenze di cui ho appena accennato, adesso Abbanoa fa una proposta, perché questa è la proposta, io la lettera non ce l'ho qua davanti ma la ricordo abbastanza facilmente e molti di voi l'avranno anche ricevuta, e praticamente si fa una proposta un po' ambigua dove si dice: se volete potete recedere da questo contratto, e poi c'è una sorta di problema che io lo vedo come terroristico, perché si dice non si possono più mantenere i 15 euro ma si passerà a 29. E qualcuno infatti è venuto da me, qualche mio cliente, dice: ma ragione, quasi quasi, o disdico così risparmio. Ma non sapendo che non si può fare questa cosa, perché se a suo tempo il condominio ha deciso di fare un frazionamento tutti insieme, con tanto di delibera, di spese, di lavori, non è che adesso ognuno lo fa per conto proprio, non si potrebbe fare proprio, anzi sarebbe ancora peggio, e si creerebbe una confusione immane, perché facciamo l'esempio di un condominio con 15 appartamenti, 5 o 6 dicono io recedo, e gli altri invece ci rimangono.
succederebbe che alcuni avrebbero ancora la bolletta da Banoa e altri invece dal condominio, quindi buttando ancora più benzina sul fuoco, anzi in questo caso acqua, visto che stiamo parlando di Banoa, e quindi è l'ennesima confusione. Io non so perché si faccia così, non so se è stato fatto apposta, se c'è qualcuno che non ci ragiona troppo, ma noi che siamo in prima linea e facciamo un po' da tramite a nostro malgrado con i nostri utenti, con i cittadini, con i nostri clienti, e queste cose ci sembrano veramente assurde. Questo ente, che ogni tanto partorisce delle norme, perché i regolamenti che lei scrive a casa sua, tra di loro, le chiama norme. Questo ente, detto Banoa, deve agire secondo le disposizioni che la Regione gli ha dato attraverso un altro organo che si chiama l'ATO. In questi documenti sono previsti i tempi di fatturazione. L'ATO prevede che le fatture debbano arrivare almeno semestralmente, mai viste. Poi hanno creato una carta dei servizi che all'articolo 6.2 prevede la fatturazione bimestrale, mai vista. Loro sono 6-7 anni che non lavorano. Come gli è stato detto anche in sede giudiziaria, non è corretto commercialmente cumulare il debito. Loro cumulano questo debito di 5-6-7 anni, poi ti mandano questa bolletta, quando riesci a riceverla, se te la mandano, va bene, e dopo procedono con la chiave a pappagallo in mano, ti dicono o paghi o stai l'asciutto. La carta di servizi, per esempio, prevede anche che noi abbiamo diritto, noi, voi, tutti quanti, all'accesso agli atti. Tanti di noi, anche a mezzo legale, hanno chiesto di fare accesso a questi benedetti atti. Non ci hanno mai risposto. Proprio come se non esistesse nessuno dall'altra parte, ma che esistono solo loro in quella loro repubblica di Banoa e tutto il resto non c'è. L'unica volta che ci hanno risposto, quando l'abbiamo chiesto tramite legale, ah va bene, vogliamo regolarizzare la posizione contrattuale. Ci hanno dato una risposta che non vale la pena leggerla, ma il significato è questo, di questa risposta. Ma cosa volete? Ma chi siete? Voi siete solo quelli a cui dobbiamo inviare le bollette. Questo è il modo di adoperarsi, di collaborare e di essere trasparente, secondo la carta dei servizi da loro stessi emessi, con l'utenza, utenza che poi loro molto spregiativamente chiamano clientela. Davanti a inibizioni del tribunale, perché alcuni di noi in via preventiva, quando sono avvenute queste manovre poco vagamente estorsive di tagliare l'acqua, qualcuno, ai sensi del codice del consumatore, oltre che ai sensi del codice civile, è andato a fare delle richieste inibitorie, cioè prima che mi stacchi, vabbè, ti faccio dire che tu non mi puoi staccare. Non ho, davanti a ordinanze di questo tipo, loro sono andati lo stesso ad affiggere avvisi di slaccio, con tentativi di slaccio. Non osservano nemmeno le ordinanze e le disposizioni del tribunale. Ti abbiamo passato notti insonni noi amministratori, e i nostri condomini hanno speso una barca di soldi per approvvigionare l'acqua con le autobotti. Quest'anno le cose saranno diverse. Nel momento in cui Banoa dovesse staccare un solo contatore, noi pretendiamo dal nostro sindaco la revoca dell'abitabilità. E il problema, anziché degli amministratori di condominio, sarà del nostro sindaco e del nostro prefetto, che avranno assolutamente l'obbligo di cercare una sistemazione negli alberghi, nelle scuole, insomma che le passino pure loro due le notti insonni che abbiamo trascorso noi la scorsa estate. Grazie.